Il diabete mellito tipo 2 è una condizione che ha diverse cause, molte legate allo stile di vita, come l'eccesso calorico, la sedentarietà e il sovrappeso. Alcuni fattori sono anche di natura genetica, coinvolgendo alterazioni dell'insulina o dei suoi recettori periferici. Indipendentemente dalle cause, un approccio terapeutico efficace deve prevedere la riduzione del peso, quando in eccesso, se necessario, il controllo dei carboidrati, l'esercizio fisico, la terapia farmacologica e la gestione di altri possibili dismetabolismi. Oggi vedremo insieme come dovrebbe essere la dieta per il diabete mellito tipo 2, precisando che si tratta di informazioni generali e che qualsiasi dieta va prescritta dallo specialista di riferimento. La dieta per il diabete 2, in caso di sovrappeso, prevede un regime dietetico ipocalorico, che miri alla perdita di peso mantenendo un equilibrio nutrizionale globale. Contrariamente a quanto molti credono, non è consigliabile togliere i carboidrati. Al limite, può essere utile per la gestione glicemica a breve termine ridurli leggermente. La gestione del carico e dell'indice glicemico, ovvero della quantità dei carboidrati per pasto e della loro velocità di entrata nel sangue, subordinano all'apporto calorico totale e alla terapia motoria, ma ovviamente, nei casi più difficili, possono comunque essere utili. L'apporto di carboidrati semplici andrebbe limitato al fruttosio dei vegetali e al lattosio del latte. Concretamente, ciò si traduce nella scelta di cibi ricchi di fibre e nella riduzione massima degli ingredienti raffinati e delle ricette elaborate. Dolci, bevande zuccherate, succhi di frutta, birra e prodotti da forno andrebbero eliminati. È bene prestare attenzione anche alle porzioni di frutta dolce, mentre va incoraggiato il consumo di verdure, perché ricche di antiossidanti. Un esempio di giornata tipo della dieta per il diabete potrebbe essere così strutturato. A colazione, latte a basso contenuto di grassi accompagnato da cereali integrali. I due spuntini, uno di mattina e l'altro di pomeriggio, potrebbero essere composti da yogurt bianco magro senza zuccheri aggiunti, oppure da una porzione di frutta poco dolce. Nel pranzo è comunque concesso il primo piatto, meglio se a base di legumi o cereali integrali, che può essere condito con verdure di stagione, un cucchiaio d'olio e uno di formaggio grana. Può completare il tutto una piccola porzione di alimento proteico, come un uovo sodo. A cena possiamo contemplare una porzione di secondo piatto, come pollo, pesce azzurro o ricotta, accompagnato da una cospicua porzione di verdure fresche e pane integrale, ma senza esagerare. Ciò che fa la differenza nella sua efficacia, tuttavia, è la stima delle porzioni e delle calorie totali, che andrebbe fatta da un dietista. Gli integratori non sono essenziali, ma gli antiossidanti potrebbero contribuire a ridurre lo stress ossidativo. Chi non consuma verdure a sufficienza potrebbe avvalersi di integratori di fibre viscose, perché aumentano il senso di sazietà e modulano l'assorbimento. Concludiamo ricordando che è essenziale combinare la dieta per il diabete 2 con un programma di esercizio fisico regolare, che deve almeno soddisfare i requisiti suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,